Ciao, sono Cinzia De Falco, esperta di local marketing e Google My Business, autrice del libro Storie di Local Marketing. In questo podcast ti darò spunti, idee, strategie e consigli per avere la fila fuori al tuo negozio e per far andare al massimo la tua attività di business. Buongiorno e ben ritrovati, io sono Cinzia De Falco, voi siete su Marketing per Negozianti, soluzioni vincenti per attività locali. Per tutti coloro che non lo avessero già fatto, vi invito ad andare su www.marketingpernegozianti.it per scoprire quali sono le soluzioni efficaci che ho testato proprio per le attività locali come la vostra. Ma non è questa la sede per parlarne, questo è il nostro solito martedì e oggi puntatona. Parliamo di una recente novità introdotta proprio da Google, ma questa volta riguarda le recensioni e le foto, badate bene, su Apple Maps. Faccio una precisazione, non parliamo di Google Maps, ma di Apple Maps, o Apple come direbbe qualcuno. Con il rilascio di iOS 14, Apple ha introdotto la possibilità di effettuare recensioni e caricare foto direttamente nella propria app, quindi in Apple Maps, quindi bypassando l'utilizzo di tutti gli altri sistemi. Che cosa vuol dire? Praticamente, cercando su mappe di Apple una qualsiasi attività, quindi andate a cercare ora, prendete il vostro cellulare se avete un iPhone, cercate su mappe di Apple un'attività che vi piace, un ristorante, una pizzeria, magari proprio l'ultima pizzeria dove avete gustato una buonissima pizza proprio il weekend scorso, e vi rendete conto che vi dà adesso la possibilità di lasciare una recensione cliccando su consiglia questo luogo. È ben visibile questa scritta, anzi accanto a questa scritta consiglia questo luogo troverete un pollice in su o un pollice in giù, quindi chiaramente per esprimere un vostro gradimento, ma non finisce qui, perché ci dà un'altra possibilità, ovvero scorrendo verso il basso della scheda dell'attività che state ricercando, trovate la possibilità di lasciare una recensione cliccando proprio sulla voce valuta e aggiungi foto. Che cosa succede se cliccate su questa voce, valuta e aggiungi foto? Che si aprirà una schermata in cui è addirittura possibile dare una valutazione a diverse componenti. C'è una valutazione globale, quindi io posso attribuire, posso dare la mia valutazione globale, quindi al locale in generale, oppure poi riferita a singoli elementi. Ad esempio nel caso di un ristorante troverete sicuramente il servizio clienti, alimenti e bibite, atmosfera, ovviamente. Questi elementi variano a seconda della categoria. Alle recensioni possiamo anche aggiungere delle foto che verranno poi chiaramente come sempre esaminate da un team apposito, e l'opzione è abilitata per gli utenti di età maggiore ai 13 anni. Non è attualmente possibile scrivere un testo per la recensione, ma è possibile soltanto lasciare delle valutazioni con il sistema del pollice in su o pollice in giù. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in questo momento Apple che cosa sta facendo? Ha dichiarato guerra allo spam delle recensioni fasulle, quindi sfruttando in qualche modo l'apprendimento automatico degli iPhone, mirato appunto ad individuare un utente che ha davvero, quindi che ha fisicamente visitato in una data una determinata attività. Questa è una delle grandi novità introdotte. Come vedete, ancora una volta, il mese di agosto è sempre un mese ricco di aggiornamenti, ecco perché vi invito sempre a seguirvi, a stare attenti a tutti questi cambiamenti. Spero anche oggi di avervi incuriosito e comunque di avervi dato quella pillola che ci promettiamo ogni martedì, e io vi aspetto alla prossima puntata. Ciao! E come sempre mi trovi su www.cinziadefalco.it.